CES di Las Vegas, siamo all'interno dello stand MSI. MSI, azienda nota soprattutto per i notebook da gaming, ma non soltanto, perché da qualche anno si è buttata anche sul mondo business e su quello creator, e qui alle mie spalle ci sono le nuove soluzioni annunciate proprio qui nelle scorse ore, e ora ve le mostro. E comincio parlandovi del Prestige 13 Evo. La gamma Prestige non è nuova, già la conosciamo, in particolare in passato abbiamo già visto soluzioni da 14-16 pollici che sono esattamente lì di fianco, ma il modello da 13 pollici è completamente nuovo ed è stato introdotto proprio quest'anno. Qual è la particolarità? Sicuramente la sua leggerezza, 990 grammi. È un notebook davvero davvero leggerissimo, questo è stato possibile grazie all'utilizzo di una lega di magnesio e alluminio per tutto quanto lo chassis. Si tratta tra l'altro del notebook con questo tipo di materiale utilizzato per lo chassis più leggero in assoluto. All'interno processore Intel Core di 13ª generazione, in particolare un Core i7 1360p, ovviamente scheda grafica integrata, display da 13 pollici Full HD con 400 nit di luminosità massima. Tra l'altro, nonostante la sua leggerezza, questo notebook comunque, che devo dire, offre un'ottima resistenza, perché ho provato diverse volte a schiacciare qui nel mezzo della tastiera, si flette un pochino, ma non in maniera esagerata, soprattutto se consideriamo quello che è il suo peso e il suo spessore, anch'esso davvero tanto ridotto. Qui poi MSI ha anche sistemato tutti i componenti di questo Prestige 13 Evo in modo da far vedere in che modo poi alla fine si riesce a contenere così tanto il peso, utilizzando pannelli ovviamente molto sottili, la tastiera altrettanto, anche il sistema di raffreddamento, guardate le ventole, hanno uno spessore davvero ridicolo, guardatele in confronto al mio dito, una scheda madre molto ridotta ovviamente con tutto quanto saldato, ad eccezione del disco, dell'SSD, che può essere comunque sostituito, e anche per quello che riguarda la batteria, tecnologie che permettono di contenere tantissimo spessore e peso. Qui poi tra l'altro c'è una scheda tecnica molto particolare all'interno della quale MSI ha segnato per ogni componente quanto peso è riuscita a risparmiare rispetto a un notebook classico da 13 pollici. Tra l'altro all'interno di questo Prestige 13 Evo abbiamo un classico pannello IPS da 13 pollici, ma qui allo stand ci hanno detto che utilizzando un pannello OLED hanno effettuato uno studio per cui si potrebbe riuscire a risparmiare un'altra cinquantina di grammi, e quindi renderlo a tutti gli effetti poi il notebook più leggero in assoluto della sua categoria. Mi sposto qui poi un secondo di fianco al Prestige 13 Evo per mostrarvi i modelli 14 e 16. Almeno per quello che riguarda il 14 e il 16 Evo abbiamo sostanzialmente dei prodotti che sono molto simili allo scorso anno, almeno per quello che riguarda il design, ma anche per la scheda tecnica. Si tratta infatti sostanzialmente di un aggiornamento. Processori Intel Core, la differenza rispetto allo scorso anno è che mentre prima ci si limitava a processori Intel Core della serie P, qui abbiamo processori Intel Core della serie H, nello specifico un Core i7 13 620H per il modello da 14 pollici, sempre con grafica integrata, e un Core i7 invece 13 700H per il modello da 16 pollici. Questa è la versione Evo, perché poi MSI ha introdotto anche la versione Studio, quindi Prestige 16 Studio. Qual è la differenza? Molto semplice, che rispetto al modello Evo abbiamo una scheda grafica discreta, quindi un Nvidia GeForce RTX 4060, ovviamente in versione laptop, oltre che un display mini LED sicuramente migliore dal punto di vista delle prestazioni e delle caratteristiche rispetto all'IPS che troviamo nella versione Evo. E siamo giunti alle soluzioni Creator, con Creator Z17 e Creator Z16. Si tratta di modelli definiti Z17 HX e Z16 HX perché all'interno troviamo appunto i nuovi processori Intel Core 13ª generazione nelle versioni HX, e parliamo in particolare di Core i7 e Core i9. La novità più importante però per quello che riguarda lo Z17 è la nuova penna.
una penna che è stata realizzata utilizzando la tecnologia che supporta la tecnologia Microsoft Pen Protocol 2.6, che permette di avere un input lag ancora più basso, insomma migliorare moltissimo l'esperienza di scrittura. Tra l'altro è una penna che ha al suo interno anche un motorino per un feedback aptico che ci permette di simulare in maniera ancora più precisa e realistica la scrittura su un foglio di carta, ad esempio. La particolarità di questa penna è poi, che viene definita MSI Pen 2, è poi la presenza sulla punta, e ora vediamo se riesco a farvelo vedere più nel dettaglio. Ecco, questa punta di questa MSI Pen 2 è realizzata in grafite e quindi possiamo scriverci su un foglio di carta. Non vi preoccupate, diciamo l'usura della penna non inficia poi nelle prestazioni quando la utilizziamo in modalità digitale, e soprattutto non sarà, diciamo, necessario sostituire la punta, o almeno non tanto presto, perché MSI ha dichiarato che con questa punta si può scrivere per 100 metri al giorno per 3 anni, quindi fate prima a cambiare il vostro notebook. Per quello che riguarda invece proprio i due modelli qui sotto la nostra lente, non cambia praticamente nulla dal punto di vista del design. Sono forse leggermente più spessi perché, per far fronte alle necessità di dissipazione della presenza dei nuovi processori Intel e delle nuove schede grafiche RTX 40 di Nvidia, è stato cambiato leggermente il sistema di raffreddamento con una camera di vapore più ampia, e tra l'altro nel modello a 17 pollici questo è, diciamo, il sistema di raffreddamento del modello da 16. Nel modello a 17 pollici avremo addirittura una terza ventola per migliorare ulteriormente le prestazioni e appunto la dissipazione, l'efficacia della dissipazione. Prodotti per creator che arriveranno anch'essi entro la fine dell'anno, il prezzo ancora non li sappiamo, ma sicuramente ci verranno comunicati a breve e non mancheremo poi ovviamente di riferirli anche a voi. E anche per quello che riguarda i notebook della linea Creator e Business di MSI è tutto qui dal CES di Las Vegas. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, ovviamente scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi di questi notebook, iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica perché arriveranno sicuramente altri interessanti video qui da Las Vegas. Ciao!